come la terra ha bisogno della neve e dell'acqua, come ci ha ricordato il canto, così allo stesso modo noi abbiamo bisogno della parola del Signore, che quando ci raggiunge non va via senza aver portato effetto, senza aver prodotto frutto, proprio come la terra dopo aver ricevuto l'acqua e la vita. Davvero anche per noi oggi la parola di Dio è spada a doppio taglio, che vuole raggiungere il più intimo del nostro cuore, a livello personale, a livello familiare, a livello delle nostre comunità. Ricorderemo tutti che l'itinerario di quest'anno è preso dai libri storici e dai libri profetici in rapporto alla famiglia. Dopo aver parlato del passaggio di consegne tra genitori e figli, dopo aver parlato della presenza della malattia all'interno delle nostre case, dopo aver parlato a volte della strumentalizzazione che avviene nei confronti del proprio coniuge oppure dei propri figli, come fecero Saul e Davide con Mica, figlia di Saul e sposa di Davide, dopo aver parlato della fiducia che deve regnare nelle nostre relazioni, così come abbiamo visto nel rapporto tra Elia e la vedova di Zarepta di Sidone, questa sera vogliamo riflettere su un aspetto un po' particolare, che è a volte una cosa spiacevole che può avvenire ancora oggi nelle nostre famiglie. Una complicità tra marito e moglie, però non per il bene, non per la crescita della coppia, ma verso il male. Per cui questa sera guarderemo alla coppia composta dal re Acab e dalla sua sposa Jezabel, una regina, una principessa che veniva dalla Siria, da Sidone, e che venerava gli dei falsi e bugiardi, venerava Baal. Predisponiamoci ad ascoltare la parola che ci verrà proposta e chiediamo allo Spirito che faccia diventare i nostri cuori cuori di carne, capaci di palpitare nell'ascolto della parola, capaci di fruttificare alla parola che raggiunge i nostri cuori. Per cui, prima di vivere il momento di questa lezione divina, vogliamo invocare lo Spirito perché ci trasformi e ci renda disponibili al Signore. Thank you.
Dal primo libro di Re. Nabo di Israele possedeva una vigna che era in Israele, vicino al palazzo di Acqua, re di Samaria. Acqua disse a Nabo: cedimi la tua vigna, ne fai un nome, perché è confinante con la mia casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di qualità, oppure, se preferisci, te la pagherò in denaro al prezzo che fa. Nabo rispose ad Acqua: mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri. Acqua se ne andò a casa mangiato e segnato per le parole che gli da Nabo a vivere, che aveva accusato: non ti cederò l'eredità dei miei padri. Si coricò sul letto, voltò la faccia da un lato e non mangiò niente. Entrò da lui la moglie senza bere e gli domandò: perché mai il tuo animo è tanto amareggiato e perché non puoi mangiare? Le rispose: perché ho detto a Nabo di Israele: cedimi la tua vigna per denaro, o se preferisci ti darò un'altra vigna. Ed egli mi ha risposto: non cederò la mia vigna. Allora sua moglie Isabella gli disse: tu eserciti così la potestà regale su Israele? Alza, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere io la vigna di Nabo di Israele. Ella scrisse lettere con il nome di Acqua, le sigillò con il suo sigillo. Quindi le spedì agli anziani e ai notabili della città che abitavano vicino a Nabo. Nelle lettere scrisse: bandite un digiuno e fate sedere Nabo dalla testa del cuore. Di fronte a lui fate sedere i due monini per versi, i quali lo accusano: hai maledetto Dio e il re. Quindi conducetelo fuori e fabbricatelo, ed è di voi. Gli uomini della città di Nabo, gli anziani, i papi che abitavano nella sua città, fecero come aveva ordinato loro Gezzabele, ossia come era scritto nelle lettere che avevano lo scritto. Bandirono un digiuno e fecero sedere Nabo dalla testa del popolo. Giunsero i due uomini perversi, che si sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono Nabo davanti al popolo affermando: Nabo ha maledetto Dio e il re. Lo condussero fuori della città e lo lapidarono, ed egli morì. Quindi mandarono a dire a Gezzabele: Nabo è stato lapidato ed è morto. Appena Gezzabele sentì che Nabo era stato lapidato ed era morto, disse ad Acqua: su, prendi possesso della vigna di Nabo di Israele, il quale ha rifiutato di dartene in cambio di denaro, perché Nabo non vive più, è morto. Quando sentì che Nabo era morto, Acqua si alzò per scendere nella vigna di Nabo di Israele a prendere possesso. In realtà, nessuno si è mai venuto per fare il male agli occhi del Signore come altro, perché sua moglie, il sapere, l'aveva istigato. Commise molti abomini, seguendo i libri, come avevano fatto gli amorrei, che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti.
Abbiamo ascoltato la parola di Dio di questa sera dal libro dei Re. Questi libri che raccontano un pezzo della storia del popolo di Israele hanno come uno dei protagonisti più importanti il profeta Elia, tanto che la parte di questo libro che si occupa di Elia viene chiamata proprio il ciclo di Elia. Elia è uno dei profeti più famosi che tutti conosciamo, come già dicevo nell'occasione del mese scorso, è lui che appare insieme con Mosè a fianco di Gesù nel momento della trasfigurazione sul monte Sinai, dove Mosè rappresenta la legge ed Elia rappresenta tutti i profeti. E fin dal suo nome Elia aveva come compito primario non soltanto l'annuncio generico della parola di Dio, ma la difesa dell'unicità di Dio. Elia difende davanti a tutti, in ogni circostanza, il fatto che Yahweh, Dio di Israele, è veramente Dio e che è l'unico Dio. La sua predicazione, la sua testimonianza si era resa necessaria perché fra il popolo degli israeliti era cominciato a diffondersi il culto verso altri dei che genericamente venivano definiti i Baali. Quindi questo Dio che proveniva dall'Assiria era diventato in un qualche modo il più famoso antagonista di Yahweh, tanto da racchiudere in sé la presenza di tutti gli altri dei. E il culto verso questi dei falsi, verso questi idoli, si stava diffondendo proprio attraverso le famiglie, attraverso i matrimoni, che invece di avvenire come tradizionalmente avveniva all'interno del popolo degli ebrei, avveniva fra ebrei e persone pagane, persone straniere. Ovviamente finché erano persone del popolo, il loro culto rimaneva confinato nell'arco della stessa famiglia, al limite fra i parenti di quella famiglia. Ma quando, come in questo caso, era in ballo la regina Jezabele, che era figlia del re di Sidone ed era adoratrice di Baal, è chiaro che la fama di Baal e quindi anche il culto di Baal cominciano ad interessare molte più persone, anche perché questa regina si era portata in Israele una schiera di profeti di Baal, si era portata una schiera di sacerdoti di Baal e degli altri dei, tanto che a un certo punto Elia aveva dovuto sfidarli in una mezza specie di giudizio di Dio. Il termine tecnico si chiama ordalia. Mettiamoci un po' a confronto e vediamo chi di noi rappresenta il vero Dio, disse il profeta Elia. Io sono da solo, voi siete 450, non mi interessa. Vediamo un po' il Dio che veramente esiste rispondendo a quello che noi gli chiederemo. Il famoso sacrificio sul Monte Carmelo, mettono un vitello sull'altare. Per molto tempo i sacerdoti e i profeti di Baal chiamano il loro Dio, lo pregano, si incidono anche il corpo perché Baal li ascolti e incenerisca il vitello sull'altare, senza che ovviamente nessuno mettesse fuoco alla legna, ma senza risultato. A un certo punto, quando loro si erano stancati e dopo che li aveva presi in giro per bene, Elia fa la sua preghiera a Yahweh, addirittura fa anche bagnare più volte la legna, il vitello, l'altare, e poi chiede a Dio di far scendere il suo fuoco dal cielo e consumare quel sacrificio, quell'offerta. Questo accade, e come era in uso
a quei tempi, quando uno perdeva l'ordalia, perdeva il giudizio di Dio, poi doveva morire. Ed Elia si mette vicino al torrente che scorreva lì a fianco e a uno uccide tutti e 450 i sacerdoti di Baal. Il re Acab lo fa sapere a Gezzabele. Gezzabele si irrita e manda a dire ad Elia che per il giorno dopo gli avrebbe fatto fare la stessa fine. Elia ha paura, scappa nel deserto gli viene una mezza specie di depressione, però nel deserto gli appare l'angelo di Dio che lo fa mangiare e bere e gli dice che il suo cammino deve continuare fino a raggiungere l'Oreb, fino a raggiungere il Sinai, cioè il luogo dove Dio si era rivelato a Mosè, consegnandogli anche le 10 parole, i 10 comandamenti. Lì Elia fa nuovamente l'esperienza di Dio e si rende conto che non c'è bisogno di fare queste cose così eclatanti come lui aveva fatto, perché Dio non gli apparve nel terremoto, nel fuoco, nel vento, ma gli apparve nel vento leggerissimo, nella sottile voce del silenzio. Lì Elia, facendo questa esperienza di Dio, modifica anche il suo modo di essere profeta, non più mettendo in prima linea se stesso, ma facendo emergere sempre di più e sempre meglio la figura stessa di Dio, tanto che nel brano che abbiamo ascoltato, alcuni versetti che non ci sono stati letti, sembra quasi che Dio parla ad Elia e immediatamente sente anche il re Acab quello che Dio dice ad Elia, quasi come se Elia scomparisse, come se fosse diventato trasparente alla parola di Dio, e quello che lui diceva, quello che lui sentiva, quello diceva, quello ripeteva alle persone. In questo ciclo in cui Elia è così dominante, a un certo punto appaiono appunto questa coppia di re, Acab e Jezabel. Il giudizio sui quali è estremamente negativo, lo abbiamo ascoltato nella conclusione del brano. Ci dice l'autore del libro dei re che in verità fra tutti i re che Israele ha avuto, Acab è stato il peggiore, perché si era lasciato istigare da Jezabele, si era lasciato guidare da Jezabele, come se a casa sua non comandasse più lui, ma il ruolo del comando, il dominio della situazione lo avesse preso Jezabele. Ma non è che all'autore del libro dei re interessavano le dinamiche familiari della coppia Acab-Jezabele. Voleva dire che, essendo Acab del popolo degli ebrei e avendo mancato di prendere in mano la situazione, aveva messo in secondo piano, aveva fatto praticamente uscire fuori di casa anche la vera religione, la vera fede, quella in Yahweh, e Jezabele, essendo diventata dominante all'interno della coppia, aveva dato la priorità a Baal. E quindi nella loro casa comandava non soltanto Jezabele, ma comandava Baal, e quindi in mezzo al popolo non comandava più Acab e Yahweh, ma comandava Jezabele e Baal. A un certo punto però Acab aveva anche una certa fortuna dal punto di vista del suo essere re del popolo. Combatteva delle battaglie e vinceva pure. Nel capitolo precedente a questo, egli era andato in combattimento contro gli Aramei, uno dei popoli che abitavano vicino agli ebrei, e a 32 alleati che il re di Aram si era procurato. E nonostante loro fossero tanti e lui fosse da solo, alla fine lui riuscì vittorioso in questa guerra. Quindi davvero aveva dimostrato di essere un grande re, un grande condottiero, un uomo senza paura, capace anche di
di affrontare nemici più forti e di sconfiggerli. Però poi gli viene un desiderio. Vicino a uno dei suoi palazzi, che lui aveva nella città di Israel, vicino al Monte Carmelo, nell'estremo nord del regno di Israele, c'era una vigna che apparteneva a un certo Naboth. E ad Acab, come a volte succede ai nostri figli, ai nostri nipoti, anche se hanno la cameretta piena di giocattoli, vogliono sempre qualcosa di nuovo, ad Acab gli era venuto il desiderio di questa vigna. Non ne aveva assolutamente bisogno, i suoi possedimenti erano enormi, le sue reggi, le sue case erano moltissime, davvero non gli mancava nulla, però voleva dar sfizio questa vigna, ne voleva fare un giardino, ne voleva fare un orto. Lo chiede al padrone di questa vigna, che si chiamava Naboth, quasi con la convinzione che fosse scontata la risposta positiva di Naboth, anche perché la proposta che il re fa a Naboth dal punto di vista commerciale, dal punto di vista pratico, era estremamente conveniente. Dammi questa vigna, io te ne darò una migliore, o se non vuoi un'altra vigna te la pago in contanti, dimmi quello che vuoi. Naboth avrebbe potuto approfittare di questa circostanza favorevole, no? Come a volte capita quando si fanno le compravendite anche oggi di case o di terreni, se uno si accorge che l'altro vuole davvero quel pezzo di terra, vuole davvero quella casa, alza tranquillamente il prezzo perché sa di spuntarla. E quindi Acab era convinto che Naboth gli avrebbe detto di sì, e invece Naboth dice di no. Lui che aveva sconfitto il re di Aram con 32 alleati, lui che era stato vittorioso in una guerra così difficile, questa volta esce perdente nel rapporto con una persona del popolo, uno qualunque, un umile, un povero, come era appunto Naboth. Naboth ha avuto la capacità di dirgli: no, re, io la mia vigna non te la do. Perché la mia vigna non è semplicemente un terreno, è l'eredità dei miei padri e mi guardi il Signore da dartela. Penso che lo sappiate tutti, nella concezione della terra che avevano gli ebrei, la terra non era mai del tutto proprietà privata di chi la possedeva. La terra, in ultima analisi, era sempre di Dio. Le persone ce l'avevano come in usufrutto, la dovevano lavorare, la dovevano custodire, come Dio aveva detto ad Adamo nel giardino, ma la terra era di Dio. Perciò esisteva il giubileo, e nel giubileo la terra, anche di chi l'avesse venduta per necessità, doveva ritornare al proprietario principale, al primo proprietario, proprio per evitare i latifondi, proprio per evitare gli approfittamenti nei confronti dei più poveri e dei più bisognosi. Quindi la concezione che Naboth ha della terra non è una concezione economica, utilitaristica, pratica, concreta, ma è una concezione religiosa. Era l'eredità dei suoi padri e apparteneva a Dio. Mi guardi il Signore da dare. Erano due piani, non potevano incontrarsi. A Naboth non interessava l'offerta materiale di Acab, anche se capiva che non avrebbe più avuto quell'occasione, ma a lui non interessava arricchirsi, a lui interessava rispettare la volontà di Dio, a lui rispettava conservare l'eredità dei suoi padri. Quindi la terra, dono di Dio ai suoi padri, dai suoi padri gli era stata lasciata in eredità, lui non se l'era comprata. C'è tutta una concezione della gratuità e del dono dietro questa idea di terra che aveva Naboth, mentre invece
Acab, che si era lasciato influenzare da Jezabele, che era del popolo dei Fenici e quindi che erano commercianti, ragionava semplicemente in termini di commercio, in termini di economia. Sentito questo no, Acab fa come fanno i nostri bambini, i nostri figli, i nostri nipoti, quando gli diciamo no. Mettono in muso, fanno i capricci, si chiudono dentro la loro cameretta. Acab fa la stessa cosa, rientra infuriato nel suo palazzo, non dice niente a nessuno, va nella sua camera che sbatte la porta. Addirittura non vuole mangiare, proprio come i nostri bambini, e addirittura si mette con la faccia al muro, come a dire non voglio vedere nessuno, lasciatemi stare. Jezabele, vedendo il comportamento del marito, da brava moglie va nella camera del marito a chiedere quello che era successo. Ed Acab glielo racconta. A me che sono il re, Nabot ha avuto il coraggio di dirmi di no. Gli ho chiesto la sua vigna, gli ho fatto una proposta irrinunciabile, ma nonostante questo mi ha detto di no. Jezabele probabilmente se lo accarezza un po', gli dà qualche bacino, cerca di stemperare la tensione del suo compagno e a un certo punto gli dice: ma in questo modo che tu fai re? È come se gli volesse ricordare: ma tu hai sconfitto gli eserciti in battaglia e non ti vuoi fermare di fronte al no che ti ha detto Nabot? Te la darò io la vigna di Nabot, o te lo faccio vedere io come si fa il re in Israele, quello che non sei stato capace di fare tu, lo farò io. Chiude la camera di Acab, va, diremmo noi, nel suo studio, scrive una lettera a nome di Acab, la sigilla con il sigillo di Acab e la spedisce ai comandanti, ai capi, alle persone autorevoli della città di Nabot, città di cui non si dice il nome perché quello che è accaduto a Nabot continua ad accadere anche oggi. Lo diceva Sant'Ambrogio nel 400 d.C., quindi 1600 anni fa, commentando questa pagina della Sacra Scrittura. C'è stato un solo Acab e c'è stato un solo Nabot, però Acab continua a nascere e Nabot continua a nascere. Anche oggi, in tante parti, dice Sant'Ambrogio, ci sono degli Acab che si comportano male, che si approfittano, e ci sono dei Nabot che vengono schiacciati perché sono piccoli, perché sono poveri, perché non sono rispettati. E di questa pagina ha fatto un commento anche il Papa Francesco nel 2016, nel febbraio del 2016, in una sua udienza, dicendo che ai nostri tempi ci sono ancora Acab e Nabot ogni qualvolta c'è lavoro nero, ogni qualvolta c'è lavoro sottopagato, ogni qualvolta c'è lavoro senza sicurezza, ogni qualvolta vengono conculcati i diritti degli operai, ogni qualvolta c'è la tratta degli esseri umani. Però, come vi dicevo all'inizio, questa sera non ci interessa tanto questo aspetto sociale, di morale sociale, ma quanto l'aspetto familiare. Quindi Jezabele manda queste lettere dove c'era scritto di convocare le persone della città e di bandire un digiuno, poi di fare un banchetto, di invitare a questo banchetto anche Nabot e di far sedere davanti a Nabot due persone cattive, due falsi testimoni che potessero denunciarlo, che potessero accusarlo di aver maledetto Dio e il re. Diranno: tu, Nabot, hai maledetto Dio e il re. Ma queste persone, ubbidendo al
comando di Gezzabele si mettono effettivamente davanti a Naboth, però non so se ci avete fatto caso, non hanno il coraggio di usare la seconda persona, tu Naboth hai fatto questo e quest'altro, ma usano la terza persona, cioè non guardano Naboth negli occhi perché sanno che stanno mentendo. Genericamente, girando gli occhi di qua e di là, probabilmente girandoli verso le persone più autorevoli della città, in terza persona dicono: Naboth ha maledetto Dio e il re. Ripetono le stesse parole con questo cambiamento. Don Emanuele ce lo potrebbe insegnare come studioso della Bibbia, quando nella Bibbia le cose si ripetono, ma c'è un particolare che differisce, vuol dire che quel particolare è molto importante. Quindi la scrittura stasera ci vuole far comprendere che nonostante tutto anche quelli lì avevano una coscienza e non se la sono sentita di guardare in faccia a Naboth. Certo, lo hanno condannato a morte, lo hanno fatto morire per lapidazione, come diceva la legge per chi malediceva Dio e il re, però non sono stati capaci di guardarlo negli occhi. Non hanno saputo leggere lo sguardo di quella vittima innocente. A questo punto la regina va da Acab, suo marito, e gli dice: puoi scendere alla vigna e te la puoi prendere, perché Naboth non c'è più, Naboth è morto. La vigna non era un terreno qualunque per il popolo degli ebrei, non era la stessa cosa la vigna e una coltivazione di mele, non era la stessa cosa la vigna e un orto come quello che voleva fare Acab, un giardino come quello che voleva fare Acab. La vigna era l'immagine del popolo stesso, era la pianta scelta da Dio per indicare la comunità degli ebrei, per indicare gli ebrei che erano la sua sposa, la sposa di Dio, la sposa di Yahweh. Infatti il profeta Isaia, nel famoso capitolo 5 del suo libro, ci dice proprio così: il mio Signore piantò una vigna. Gesù, parlando di sé, dirà che lui è la vite e noi siamo i tralci. La vigna è speciale. E poi la vigna, specialmente al tempo di cui stiamo parlando, era anch'essa figlia della gratuità di Dio. La vigna aspettava l'acqua dal cielo, aspettava il sole dal cielo, l'orto, il giardino, veniva coltivato dalle persone. Nell'orto, nel giardino, era messo in evidenza il fare dell'uomo, l'uomo che possedeva il mio giardino, il mio orto. Nella vigna era messo in evidenza quello che faceva Dio, era proprietà di Dio quella vigna. Bene, Giezabele invita Acab a scendere nella vigna perché appunto Naboth era morto e Acab ci va. Acab prende possesso della vigna di Naboth, non si preoccupa del fatto che Naboth era stato ucciso. Non si pone minimamente il problema di coscienza che c'era stato un delitto perché lui potesse togliersi lo sfizio di farsi un orto più grande di quello che aveva. E a questo punto interviene il profeta Elia. Dio invia Elia dal re affinché il re possa rendersi conto di quello che aveva fatto, proprio come era accaduto a Davide, al re Davide, quando Dio aveva inviato il profeta Natan a ricordargli che lui prima si era presa Bezzabea, la moglie di Uria, e poi aveva fatto morire Uria nel combattimento durante la guerra, mandando anche lui una lettera al generale Iob. In un qualche modo Jezabele fa dalla parte della donna quello che Davide aveva fatto dalla parte dell'uomo.
anche Davide aveva 1000 donne, anche Davide aveva 1000 concubine, si voleva togliere lo sfizio di Bezzabea e si è comportata allo stesso modo, trattando Bezzabea così come Gezzabele ha trattato la vigna di Nabo, come una cosa di cui il re poteva disporre perché era il re. E come Nabo mise in crisi il re Davide, così Elia mette in crisi il re Acab, il quale poi fa pure un atto di pentimento, un atto di conversione, perché si rende conto del male che aveva fatto, anche se resta sempre il peggiore dei re di Israele e resta sempre, insieme con Gezzabele, la peggiore delle coppie di cui ci parla la Sacra Scrittura. E tutto perché si era lasciato istigare, si era lasciato guidare da Gezzabele verso l'idolatria, verso il Baal, per cui non rispettando più Dio, non rispettando più la volontà di Dio, a un certo punto non ha rispettato più nemmeno il bene dei suoi fratelli e delle sue sorelle, di coloro che appartenevano al suo popolo, perché come era accaduto nel giardino ad Adamo ed Eva, che ruppero la loro relazione con Dio e subito iniziarono a litigare tra loro, come era accaduto allora che la terra diventò ostile nei confronti di Adamo ed Eva, per cui dovettero lavorarla con fatica perché producesse i suoi frutti, che prima invece spontaneamente produceva, così accade anche questa volta. Acab diventa idolatra, si lascia istigare da Gezzabele nel seguire Baal e tutti gli altri idoli e rompe praticamente con Dio, rompe praticamente con il suo popolo. Però dal punto di vista familiare non è così semplice giudicare quello che è accaduto, perché spesso a noi, ascoltando questo brano, potrebbe venire la tentazione di dire: vabbè, ma la colpa è stata di Gezzabele, quel poveraccio di Acab, che ha fatto alla fine? Si è andato a pigliare la vigna, ma ha fatto tutto Gezzabele, ma lui ha lasciato fare a Gezzabele. Probabilmente all'interno di questa coppia si era instaurato un equilibrio in cui Gezzabele aveva piacere nel fare la donna forte e Acab aveva piacere nel fare l'uomo debole, che però alla fine otteneva quello che voleva, proprio come fanno certe volte i bambini nei nostri confronti. Sembrano i più deboli della catena, sembra che non possano disporre di nulla all'interno della casa, ma poi quasi sempre i genitori fanno ciò che vogliono i bambini. I genitori fanno ciò che vogliono i figli. Se il capriccio dura un po', è quasi assicurato che il figlio ottiene quello che vuole. Così è stato con Acab. Addirittura sembra quasi che lui sia rimasto nella sua stanza per tutto il tempo in cui Gezzabele ha ordito tutto il suo piano. Scrive le lettere, le spedisce, quelli fanno il digiuno, fanno il banchetto. Nabot viene lapidato, Gezzabele riceve la notizia di tutto questo e poi va da Acab a dirgli scegli, come se per tutto questo tempo Acab fosse rimasto sempre dentro la stanza, appunto come fanno i nostri bambini. Allora Elia, è giusto che vada da Acab e non da Gezzabele, perché la responsabilità non è solo di Gezzabele, è anche di Acab, come la responsabilità del peccato originale non fu soltanto di Eva, fu anche di Adamo. E quindi anche quando nella coppia sembra uno che domina e l'altro che semplicemente esegue, c'è sicuramente una compartecipazione, c'è sicuramente una corresponsabilità per il bene quando si fanno le cose buone, ma per il male quando si fanno le cose cattive. Qui c'è la complicità al male. Qui la coppia Acab-Gezzabele non si aiuta a migliorarsi,
non si aiuta a raggiungere il compimento, non si aiuta ad esprimere nel modo migliore la maschilità e la femminilità, ma si aiuta a fare il male, si aiuta a commettere ciò che non è buono agli occhi di Dio, tanto da giungere addirittura all'omicidio. Ma abbia enumerare, di assommare diversi peccati contro i comandamenti, non desiderare la roba da altri, e Acabe l'aveva desiderata, non dire falsa testimonianza, e Gezabele fa deporre il falso a quelle due persone, non rubare, e Acabe aveva rubato, non uccidere, e era stato ucciso Nabot. Perlomeno quattro comandamenti erano stati violati dal comportamento di Acabe e di Gezabele. E quindi Elia, a nome di Dio, chiede conto ad Acabe di quello che lui aveva fatto. Nei versetti che non abbiamo letto, a un certo punto Acabe dice al profeta: mi hai colto in fallo, mi hai trovato mancante, non posso scappare. Si rende conto e appunto comincia a fare penitenza e a chiedere perdono. Ma questo brano ci mette in evidenza anche un'altra cosa, quella del cosiddetto capo espiatorio. Perché Gezabele chiede di indire digiuno prima di far deporre il falso a quelle due persone? Perché nel popolo degli ebrei, quando si faceva un digiuno cittadino, vuol dire che era successo qualcosa di grave, qualcosa di grande, e quindi bisognava fare qualcosa di grande, come un digiuno di tutto il popolo. Allora, quando c'è qualcosa di grande, c'è poi, come dire, la necessità di capire di chi è la colpa di quella cosa che era successa, del perché si stava facendo il digiuno. E quando ti offrono il capro espiatorio su un piatto d'argento, vedete, noi stiamo facendo il digiuno, ma la colpa è di Nabot perché ha maledetto Dio e il re. Ecco che immediatamente l'istinto di difesa, l'istinto di salvare ognuno la propria vita, non fa più riflettere, non fa più emettere un giudizio equo. Vabbè, se la colpa è di Nabot, uccidiamo Nabot e risolviamo il problema. A volte anche dentro le nostre case, a volte anche nelle nostre comunità, la filosofia del capo espiatorio c'è ancora. A volte il marito accusa la moglie di tutte le colpe che ci sono in casa, di tutte le cose che non vanno in famiglia. A volte è la moglie che accusa il marito, a volte sono i genitori che accusano i figli, a volte i figli che accusano i genitori. A volte si accusa il parroco della comunità parrocchiale, a volte il parroco se la prende con i catechisti, con i collaboratori o con la gente che non viene in chiesa. Insomma, andiamo sempre a caccia di un capro espiatorio per salvare noi stessi, per dire che la colpa non è nostra. Questo brano stasera ci dice di fare attenzione, di saper riflettere e di prenderci anche le nostre responsabilità, di non scaricare sugli altri. Ognuno di noi ha le sue responsabilità, anche quando sembra che uno domina e uno è dominato. A volte anche chi è dominato sta ottenendo quello che vuole, come ho cercato di dirvi nel caso di Acabe. Quindi, per contrappunto, questa sera, da una coppia negativa, da una coppia che è stata la peggiore tra tutti i re, come abbiamo ascoltato, e che è stata così negativa a causa dell'idolatria, prendiamo il giusto insegnamento per noi, prendiamo la buona notizia per noi. Siamo sempre discepoli del vero Dio, viviamo sempre come figli del vero Dio e come fratelli e sorelle fra noi. E non cerchiamo mai il capo espiatorio, ma sappiamo prenderci le nostre responsabilità dentro casa, nelle dinamiche di coppia e nelle dinamiche genitori-figli, nella comunità parrocchiale e in ogni altro ambiente nel quale viviamo.
proprio perché facendo la volontà di Dio possiamo mantenere in pienezza la relazione con Dio, la relazione con gli altri e la custodia del creato. E facendo la volontà di Dio possiamo raggiungere la pienezza della nostra personalità, la gioia totale per la nostra vita. Davvero lo spirito che abbiamo invocato all'inizio di questa lezione possa aprire il nostro cuore per fare sempre la volontà del Signore. E in questo, lo ascolterete fra poco e chiudo, la figura di San Giuseppe, alla quale il Papa sta dedicando una serie di udienze il mercoledì, che vi invito a leggere perché sono tutte molto interessanti. La figura di San Giuseppe è molto utile, molto importante, perché nella lettera dedicata a San Giuseppe Papa Francesco ci dice che San Giuseppe ama di un amore casto, di un amore castissimo, non c'ha secondi figli, ama Maria rispettandola come donna perché Maria possa raggiungere la pienezza della sua esistenza e la totalità della sua gioia, della sua felicità. Ed è chiamato da Maria affinché lui, Giuseppe, possa raggiungere la pienezza della sua esistenza, del suo essere uomo, e possa raggiungere la pienezza della sua gioia e della sua felicità. Che io e voi possiamo essere sempre capaci di amare Dio, i fratelli e le sorelle, con un amore castissimo, come si sono amati Maria e Giuseppe, come hanno amato il loro figlio Gesù. Essere padre significa introdurre il figlio all'esperienza della vita, alla realtà. Non trattenerlo, non imprigionarlo, non possederlo, ma renderlo capace di scelte, di libertà, di partenze. Forse per questo, accanto all'appellativo di padre, a Giuseppe la tradizione ha messo anche quello di castissimo. Non è un'indicazione veramente attrattiva, ma la sintesi di un atteggiamento che esprime il contrario del possesso. La castità è la libertà dal possesso in tutti gli ambiti della vita. Solo quando un amore è casto è veramente amore. L'amore che vuole possedere alla fine diventa sempre pericoloso, imprigiona, soffoca, rende infelici. Dio stesso ha amato l'uomo con amore casto, lasciandolo libero
anche di sbagliare e di mettersi contro di lui. La logica dell'amore è sempre una logica di libertà. E Giuseppe ha saputo amare in maniera straordinariamente libera. Non ha mai messo se stesso al centro. Ha saputo decentrarsi, mettere al centro della sua vita Maria e Gesù. Ogni più amore, pietà è solo se libera e lascia libera. L'amore che possiede non è amore, è egoismo travestito d'amore. È quello che accade a Gisabele, la Modigliana. La teologia chiama casto quell'amore capace di essere libero per possesso. Giuseppe è castissimo. Nessuno più di lui ha saputo amare senza usare la logica della gloria di voler tenere per sé ciò che ha amato. Lo si capisce da mille cose. Accogliere la gravidanza di Maria, lasciandosi quindi deludere nelle sue aspettative. È l'episodio del Gesù dodicenne che rimane a Gerusalemme. Quella perdita è prova del fatto che Giuseppe sta male in Gesù, fino al punto di lasciarlo libero di seguire una strada non tracciata da lui. L'amore casto sa accettare che l'altro sia diverso dalle nostre aspettative. È l'amore che accetti che l'altro sbagli. È l'amore che sa perdonare. È amore che sa farsi di parte, perché l'altro diventa pienamente se stesso. È amore che cammina accanto a te. Pensare che la castità sia solo una questione sessuale è offendere l'amore stesso. Le cose abbiamo citato la parola di Dio stasera nei nostri cuori, domande, interrogativi, propositi, sicuramente anche preghiere. Vorremmo che le nostre preghiere fossero secondo il cuore di Dio, che i nostri desideri coincidessero con il desiderio di Dio, che tutto quello che noi chiediamo al Padre fosse secondo la sua volontà. Perciò di tutte le preghiere che sono sorte nel nostro cuore, vogliamo fare l'unica sintesi nella preghiera che ci ha insegnato Gesù. Insieme preghiamo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome.
23 dice: il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio di voi, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Canto ordinario del 925. Pensare a te e darmi la forza di amare.